tutti per essere qui, agli organizzatori, in particolare al dottor Mazzino. Prima l'assessore diceva che per lei questo workshop per ritornare un po' tra i banchi di scuola, per me è ritornare un po' tra i banchi di datore di lavoro, quindi Istat, visto che l'Istat si occupa di alcuni temi che abbiamo visto oggi, ad esempio proprio il sito dedicato sulle misure del benessere, però a livello regionale. Ecco allora che il lavoro discusso negli interventi precedenti invece pone un livello ancora più interessante per l'amministratore, che è quello comunale. Parlo di benessere perché ovviamente il benessere dei cittadini è, forse dobbiamo dire, dovrebbe essere al centro del pensiero, dei pensieri di tutti gli amministratori e della loro azione politica. Quindi ecco che diventa di mente conoscere il fenomeno benessere e in qualche modo cercare di misurarlo. Come si misura? Attraverso una serie di indicatori. È chiaro che il fenomeno è estremamente complesso da catturare con dei numeri, però le esperienze nazionali e internazionali sono numerose. Vi invito per esempio a vedere sul sito dell'Istat, anzi misure benessere.it, la vasta rassegna che facciamo sia nazionale che internazionale di altre esperienze. Quindi parliamo di OCSE, in Italia parliamo dell'Istat, ma anche di altre esperienze interessanti come per esempio quella del Sole 24 Ore e anche dell'iniziativa Sbilanciamoci, più altre di cui discuteremo nella mattinata di oggi. Ecco allora, per rispondere anche alla domanda, che con il progetto invece di Rete Comunale di Vapeta in qualche modo arricchiamo ulteriormente questa fornitura dati. Ovviamente quando scendiamo a livello comunale la faccenda si complica notevolmente, quindi da questo punto di vista è ancora più difficile farlo, no? Sicuramente quello che mi sembra interessante da questo punto di vista è comunque incentivare questi progetti, quindi sia di rating per la confrontabilità, perché si diceva prima, ma è importantissimo vedere come va un comune secondo determinati indicatori, sia per analisi congiunturali che tendenziali, sia per capire quale sindaco ha fatto meglio. Insomma, è fondamentale per noi tutti saperne l'andamento. Ora, mentre mi preparavo a questo intervento, a questo convegno di oggi, mi sono venute in mente due domande. La prima è: ma è importante parlare di open data, di rating, insomma, un po' tutti gli argomenti trattati oggi? Allora, la risposta è certamente sì, ed è già stato, non penso che debba convincere in alcun modo. Però la domanda più importante è un'altra: ma è utile farlo? Cioè, tutto questo è utile? La risposta, secondo me, è ni, ovvero sia dipende. Cioè, dipende se ci sono amministratori, quindi politici, disposti ad ascoltare, a comprendere questi dati e poi a farne buon uso. Quindi è ovvio che noi, questo è un appello che rivolgo soprattutto a me stesso e all'assessore, che porteremo avanti, è quello di assolutamente sensibilizzare gli amministratori nell'utilizzo di questi dati, perché io ho un'immagine di qualche anno fa, questo rapporto annuale dell'Istat che arrivava a tutti i parlamentari, e, insomma, mi viene da pensare a vederlo lì messo su tutti gli scranni, che magari non tutti l'avrebbero poi aperto, anzi temo che magari non so che percentuale, una larga percentuale sarebbe poi rimasto lì a prendere polvere. Ecco, c'è qualcosa di simile anche al comune, è il rapporto annuale dell'Agenzia per il controllo dei servizi di qualità che arriva a tutti quanti i consiglieri, anche lì temo che faccia una brutta fine. Quindi ecco, è importante tutto questo, ma noi dobbiamo avere una classe politica poi che appunto investa in questi sistemi, capisca l'importanza, capisca i dati e soprattutto poi li traduca in azioni politiche. Faccio un esempio: mafia capitale, parliamo di qualcosa che danneggia la collettività. Secondo la nostra commissione abbiamo fatto una stima tra mafia capitale e corruzione, siamo sui 650 milioni di euro l'anno che vengono bruciati. La Corte dei Conti ha fatto una stima di 1,3 miliardi, ma solamente relativa agli ultimi due anni, quindi grosso modo in linea. Quindi un problema enorme, ecco, secondo me, secondo molti, mafia capitale, ce ne saremmo accorti molto molto prima se avessimo avuto un sistema più trasparente, un sistema di qualità, un sistema che in qualche modo valorizzasse i dati già presenti nel comune, tanto per essere chiaro e ancora più specifico. Se avessimo avuto un sistema per vedere gli affidamenti diretti che fa il comune, come per esempio avviene in alcuni comuni più piccoli, quindi vedere gli affidamenti diretti, non quelli che lo fanno,
vedere i beneficiari, vedere gli importi e le date. Già questo è un passaggio importante, perché molti a dicembre hanno detto: ma io non sapevo nulla, non sapevo che le cooperative di Buzzi avessero un valore di produzione di 51 milioni di euro l'anno, cioè è superiore ad alcune aziende di Roma Capitale. Ecco, allora, che se avessimo avuto queste informazioni prima, avremmo già visto anni fa che sostanzialmente il sociale a Roma, per esempio, è gestito praticamente con un duopolio. Da una parte abbiamo tutte le cooperative di Buzzi, dall'altra abbiamo Comunione e Liberazione. Quindi, anche se non vuol dire che ogni affidamento diretto dietro c'è sempre un reato, assolutamente, però da un punto di vista di opportunità politica e di pari diritti per tutti, perché sono moltissime le cooperative e le aziende che vengono escluse sistematicamente dagli appalti del comune, questo avrebbe portato sicuramente a evidenziare questa anomalia, tutta romana e forse non solo romana, molto molto tempo prima. Un altro esempio che potrebbe essere molto utile per chi, per cittadini, per esperti, per noi amministratori, per la magistratura, per esempio avere la possibilità di mettere insieme le dati che già ci sono, per esempio le determine, la spesa, il progetto che va a finanziare, ma abbiamo noi addirittura delle rilevazioni statistiche valide anche sulle priorità indicate dai cittadini. Quindi si possono mettere insieme i progetti sulle priorità invece espresse dai cittadini, e addirittura abbiamo anche il grado di soddisfazione da parte dell'utenza e quindi dei cittadini. Pensate, mettere tutti questi dati insieme equivalrebbe poi a poter giudicare l'operato di una giunta e del sindaco, a capire esattamente dove vanno i soldi e come vengono gestiti. Ecco, allora concludo dicendo che abbiamo già una miniera di dati, dobbiamo liberarli. Pensate solamente a tre documenti del comune. Uno è la relazione delle performance dell'anno passato. Dentro c'è tutto, ci sono moltissimi dati, però sono pochissime le persone che conoscono proprio l'esistenza di questo documento anche all'interno dell'Assemblea Capitolina. Come si chiama? Relazione delle performance, l'ultimo che abbiamo è del 2013, è una miniera di dati. In più abbiamo il nostro sistema Open Data di Roma Capitale, abbiamo la possibilità di farlo evolvere anche nella direzione di Open Servizi che abbiamo visto prima, abbiamo anche l'Agenzia per il Controllo della Qualità che produce dei dati molto interessanti, abbiamo tutti questi dati, il problema è che giacciono tristemente su fogli di carta e che non dialogano tra di loro. Quindi il valore aggiunto che producono per noi tutti, per la collettività, è pari a zero. Grazie.